Ciao a tutti, vi parlo da casa mia, come penso la maggior parte degli italiani in questo momento di reclusione forzata. E proprio questa reclusione mi ha praticamente trasportato in un altro mondo, come se fossimo all'interno di un film, I Sopravvissuti, non so, una guerra nucleare. Cioè, veramente una situazione pazzesca, una situazione che mi ha portato a riflettere e insomma, a produrre un'opera che in qualche modo avesse a che fare con questo momento. L'opera che ho realizzato si chiama Duel numero 8 e non bisogna certo essere uno scienziato per capire che il duello è tra la Terra e il virus. Dunque, ho immaginato la Terra divisa quasi a metà. Dall'altra parte c'è il virus che tenta di mimetizzarsi come se fosse la Terra stessa. Assume più o meno le stesse dimensioni e poi ci sono questa specie di tentacoli che in realtà sono i cavalli di Troia con cui i virus entrano nel nostro corpo, interagiscono e poi ci fanno malare. Ma che io ho immaginato come se fossero quasi degli alberi o addirittura delle persone, proprio con lo scopo di confonderci e ingannarci. Ho immaginato il virus come un essere intelligente che in un certo senso vuole la nostra terra, vuole le nostre case, i nostri corpi, i nostri sorrisi, le nostre memorie, le nostre paure, i nostri figli, i nostri amori, le nostre cose. Ma in realtà il virus non è una persona intelligente, non ha un cervello, risponde praticamente a delle logiche biologiche, chimiche e non guarda in faccia a nessuno, mentre l'uomo è dotato di un cervello, almeno quando lo usa. Per cui sicuramente la guerra verrà vinta dall'uomo, dalla terra. Ciao a tutti, alla prossima.